Cari tesaresi, dovrete sopportarmi per altri 2 anni. Ho deciso di rimanere sindaco della città, pur sapendo che da Roma in Parlamento avrei potuto dare un grande contributo alla nostra terra, me l'hanno detto in tanti in questi giorni, anzi ringrazio coloro che avevano scommesso su una mia candidatura. Però ci sono delle norme discriminatorie nei confronti dei sindaci. Per candidarmi mi sarei dovuto dimettere entro domani. E alle mie dimissioni sarebbe arrivato un commissario prefettizio. E chiunque ama la propria città e chiunque ha responsabilità di governo non può fare commissariare la città per quasi un anno, fino al maggio del 2023. Quindi rimarrò sindaco fino all'ultimo giorno, anche perché abbiamo tanto da fare, una fase con grandi opportunità e grandi insidie, a iniziare dall'inflazione che in autunno batterà ancora più forte. Però abbiamo anche grandi opportunità legate agli investimenti, stiamo portando a Pesaro davvero una mole di investimenti impressionanti, quindi dovremo gestire quei progetti, metterli a terra e sarà un compito molto gravoso. Così come dobbiamo completare alcuni elementi del programma di governo e soprattutto abbiamo la grande sfida della Capitale della Cultura 2024, che può cambiare la realtà, l'economia, l'immagine turistica della nostra terra per le nuove generazioni. Quindi fino all'ultimo giorno sindaco della città, che è la cosa più bella che può capitare a chi ama la politica, e al tempo stesso grande mobilitazione a livello nazionale, come ho fatto in questi anni, e sicuramente nei prossimi mesi anche questo impegno continuerà ad aumentare.